Tanti giovani oggi sono obesi, il Molise e l'Abruzzo le regioni con maggior obesi. Si mangia male in modo disordinato, bisognerebbe rispettare la dieta mediterranea, dicono gli esperti. In occasione della giornata europea contro l'obesità, tanti gli eventi per discutere della patologia diventata molto diffusa anche tra i giovani. L'obesità è un fattore di rischio per la mortalità, dicono gli esperti. Sentiamo. Dottor Matteo Santamaria, responsabile dell'unità operativa aritmologia della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso, 20 maggio, giornata contro l'obesità, che è diventata una vera e propria patologia sociale. In aumento in i casi di obesità, soprattutto in Molise, che è una delle prime regioni nella classifica italiana che risente maggiormente di questo malessere, frutto sicuramente di un cambiamento della società. È importante sensibilizzare la popolazione sulla problematica dell'obesità perché è un aspetto che purtroppo riguarda soprattutto le popolazioni occidentali dei paesi industrializzati e che rappresenta di per sé una patologia ed è fattore di rischio per numerose altre patologie. Innanzitutto definiamo che cos'è l'obesità. L'obesità è rappresentata da un aumento eccessivo, un accumulo eccessivo di grasso, di tessuto adiposo all'interno del corpo. Esiste un parametro che viene utilizzato per fare la diagnosi di obesità, che è l'indice di massa corporea o body mass index, che viene calcolato semplicemente dividendo il peso in chili per l'altezza espressa in metri elevata al quadrato. Si sa che quando questo parametro è superiore a 25 si parla di sovrappeso, tra 25 e 29,9 si parla appunto di sovrappeso, oltre 30, quando è maggiore o uguale a 30, si parla di obesità. Nella regione Molise c'è un indice di obesità maggiore rispetto ad altre regioni italiane e questo è legato, come in tutti gli altri posti dove aumenta la percentuale di obesità, ad uno scorretto stile di vita, dove per stile di vita intendiamo abitudini alimentari e abitudini comportamentali, nel senso di propensione all'attività fisica. Quindi abbiamo questa tradizione che deriva dai nostri nonni, legata al fatto che l'Italia è una nazione che ha un'attività agricola molto, molto florida e quindi questo ha consolidato nel tempo delle abitudini alimentari sane. La dieta mediterranea può essere considerata come una piramide, per cui alla base abbiamo gli alimenti che dobbiamo assumere con maggior frequenza e poi man mano che ci si avvicina alla punta, all'apice, alimenti che devono essere o non utilizzati o limitati al massimo. La base è rappresentata dai carboidrati complessi, quindi la pasta, il pane, il riso, preferibilmente se integrali. Successivamente è importante l'apporto di verdure, di vegetali, in particolare i legumi andrebbero scelti come fonte importante di apporto proteico, preferiti anche rispetto alla carne. La frutta è importante, ovviamente preferire la frutta meno zuccherina. L'olio d'oliva è un alimento fondamentale, usato con moderazione perché ovviamente bisogna stare attenti alla qualità ma anche alla quantità degli alimenti, in quanto ha un forte potere antiossidante, ricco di vitamina E, e la vitamina E appunto è un antiossidante che ha un effetto preventivo sia per quanto riguarda la patologia aterosclerotica cardiovascolare sia per quanto riguarda la patologia tumorale. E il pesce deve essere utilizzato in maniera sistematica. Tra le carni preferire le carni bianche, le carni rosse ricche di grassi saturi vanno utilizzate con moderazione, non vanno bandite, ma appunto con minore frequenza. E le bevande alcoliche sarebbe meglio evitarle, tranne il vino rosso che va assunto con moderazione, un bicchiere di vino a pasto, in quanto è ricco anch'esso di polifenoli, quindi di sostanze antiossidanti. Per cui in Molise probabilmente l'applicazione della dieta mediterranea, un po' per alcune abitudini alimentari legate all'utilizzo delle carni rosse, dei formaggi stagionati, è un'applicazione meno significativa, quindi questo può giustificare questo tipo di epidemiologia della regione. Cambiamo.